Io volevo allenarmi su Yo-Kai Watch per la Nuzlocke, ma poi è uscito l'aggiornamento di Weeble Wobble e quindi al diavolo Yo-Kai Watch Nuzlocke. Ho giocato a Weeble Wobble per tutto il tempo. Hey Cooch, ben ritrovati dalla vostra Andrelicron 1 su Yo-Kai Watch Nuzlocke. Dall'introduzione avete capito, o spero abbiate capito, che non ho per nulla toccato Yo-Kai Watch per allenarmi per la Nuzlocke, ma ho semplicemente sprecato, tra virgolette, tutto il tempo a giocare a Weeble Wobble e per il momento non so ancora di preciso perché praticamente l'evento che c'è ora su Weeble Wobble è iniziato il 26, oggi è il 28, mi sembra. E praticamente vorrei portare la battaglia ai boss, ma nonostante io abbia yokai di livello abbastanza alto su Weeble Wobble, mi ci vuole ancora un bel po' di allenamento. Io provo a registrarlo, provo a fare una lotta contro il boss, uno dei boss è Jibanyan. Ci provo ad affrontarlo, ma non garantisco nulla. Però ora concentriamoci su Yo-Kai Watch Nuzlocke. Dunque abbiamo una domanda da fare al professor Kubi, non mi pare, niente di particolare, non ho notato nulla di strano. Niente, a parte il fatto che Pierre è venuto a farmi la stessa domanda, se ha trovato eventi soprannaturali. Pare che al tempo della realtà invece sia qualcosa del genere che possa mostrarmi tutto ciò che voglio, uno yokai in particolare. Praticamente il professor Kubi in teoria dovrebbe avere qualcosa a che fare con gli yokai, ma non ne siamo neanche tanto sicuri alla fin fine. Intanto ho attivato anche il Traspec al tempio al Monte Servoscura, al tempietto, così almeno quando ci servirà potremo andare lì più velocemente. E ora devo andare al tempietto Zen e penso che lo attiverò anche lì a questo punto, tanto che ci trovo, che ci passo. Questo deve recuperare il pallone, mi sembra. Che palle, però non capisco perché dalle scale debba scendere dalla bicicletta. Falla con la bicicletta, no? È tanto difficile, io tanto bene lo faccio. Facevo. Chi c'ha più in bicicletta? E poi qui non si può neanche fare lo sprint con la bicicletta, è un po' una noia. Oppa, la vediamo un po'. Ok, sì, qua dovrebbe darmi draghetto ora. Ok, ora lo spacca, ecco draghetto. Ah, che succede? Uffi, perché? Perché mi hai svegliato? E questo sarebbe il segreto della sfera di cristallo che tutto vede? Per forza, chi pensava che nel tipo di arte vivesse un draghetto? Il cristallo di un drago può rivelare la verità e perfino vedere il futuro. Ehi, volevate qualcosa? Grazie per averlo chiesto, draghetto. Vorremmo guardare nella tua sfera. Sicuramente sarai così gentile da aiutarci, giusto? Forse. Mica la sfera si osserva da sola. Niente è gratis a questo mondo. Vi lascerò guardare nella mia sfera di cristallo se mi fate un favore. Non è che è stato scritto male perché allora, cioè, non sta usando altre parole con doppie o cose simili. Oh, un baratto quindi? Un servizio in cambio di un servizio, mi piace. Voglio uno scarabeo lucanide. Uno scarabeo lucanide, per favore. Ok, no, è scritto proprio bene. Non un raro però, uno di quelli normali. Oddio, scarabeo lucanide. Dove lo prendo? Oh mio Dio, ma questo. Ah sì. Sì, grazie bambino. Studente. Ma è Monte Servoscuro. Preciso, guarda. Vediamo un po'. Eccolo. No, questo è Cervo. Può essere? Vabbè, no, perché se scese prendevo il bianco. Questo è Cervo, mi sa. Ah no, Scrambo Lucanide! Ah, il cervo è più tozzo! E vabbè, non, la prospettiva mi ingannava. Prospettiva proprio. Pronti? Allora, solo un momento di pazienza, eccolo qua, Scarabeo Lucanide. Yippee, un vero Scarabeo Lucanide! Ne ho sempre voluto uno, non mi hanno mai lasciato tenere animali in casa. Non ho idea. Non capisco. Diventiamo amici? Sarebbe fantastico. Puoi essere mio amico, ma devi continuare a darmi cose, ok? Purtroppo non potrò tenerti in squadra. Anche se sarebbe di un grande aiuto, draghetto, eh. Draghetto!
No, niente soprannome. Purtroppo non posso prendere niente perché a Campo Fiorito già ho preso altre cose. Oddio, mancano due yokai. Leo fuoco forse mi ci manca. Vediamo un po' dentro la sfera, va, che è ora. Mi ricordo di quel posto. Ah, ti ricordi? Ci sono già stato. Non è che ti puoi ricordare se non ci sei già stato. Perché ci abbiamo incontrato Kyubi. Però dentro ci sono già stato. Io ho controllato, ci ho allenato giusto, ma neanche un livello sono salito. Infatti, come ho detto, l'allenamento l'ho fatto vedere un video. Non se l'è cagato a nessuno, ma va bene anche così. Perché era per di più quello. E praticamente ho usato le sfere che ti danno quando attraversi la strada bene. Una mezz'oretta lì e sfera grande, sfera media, sfera grande, sfera media. E via. Tutto è così, l'ho fatto salire di livello. Una comodità incredibile, ragazzi. Invece su Yo-Kai Watch 2 ti dà solo sfera media. Poi ti dà forse qualche giornaletto. Ti dà sfere mini, sfere piccole. E sfera media molto raramente ti capita, dopo un paio di volte che la prendi. Ed infatti è stato molto difficile. Invece qua proprio tranquillo, te le danno come se nulla fosse. Anche le sfere grandi ti danno. Dunque, per il livello che gli yokai sono qua dentro, io sto tranquillissimo, non c'è alcun tipo di problema. È un po' Dr. Frank che un pochino potrebbe darmi del filo da torcere, ma se sono bravo non posso schivare l'Energy Max, perché c'è anche una battaglia che poi contro Dr. Frank in Yo-Kai Watch Sushi, che già ho registrato, ovviamente. Però lì si può schivare l'Energy Max, invece qui no. Io vedo tutto. Questo posto è angosciante. Ma non è angosciante come al solito. Facciamo in fretta. Quale mistero inquietante si ci aspetterà all'interno? Bella affare. Mo ci fanno la diagnosi, quella che appunto vi ho detto qualche episodio fa. L'ho spiegata male perché neanche io sapevo veramente quello che volevo dire. Però è andata. Ho tutti i carichi? Beh dai, livello 30 è ottimo come livello per affrontarlo, dai. Benvenuti alla clinica Yo-Kai, come posso aiutarvi? E questo è uno Yo-Kai Receptionist? Beh, di sicuro non sarà un custode di Zoo Yo-Kai. Senti qua, proprio ora stiamo offrendo un controllo medico Yo-Kai gratuito. E ci picchia, assistenza sanitaria gratuita è un bel affare. Demandone può portarci dal capo dell'ospedale. Magari sa qualcosa sulla Yo-Kai che state cercando. Se il draghetto dice la verità, dobbiamo davvero controllare questo controllo. Non so, questa storia è un po' sospetta. Non dirmi che hai paura, Nate. Draghetto, la sfera di cristallo, ne abbiamo solo il nostro istinto. Coraggio, non possiamo lasciare un yokai malvagio al piede libero. Non ho paura, sto solo cercando di essere saggio, ecco tutto. Quando avete filo siete pregati di recarvi nell'ambulatorio 1. Smette di dire sciocchezze e andiamo, Nate, sta tranquillo. Se dovesse succedere qualcosa, sono proprio dietro di te. Ho un brutto presentimento. E andiamo allora all'ambulatorio numero 1. Salva! Devo misurare la tua altezza, sali sullo stadiometro. Ok, ci salgo. Ci vorrà solo un attimo, non stare in punta di piedi, ok? Ok. Abbiamo 11 anni, 1,39 m. Sei nella media per la tua età. Io ho 11 anni e ero 1,50 m. Sopra la media. Vabbè, in Giappone in teoria 1,40 m, 11 anni, 10 anni è standard. La mia competenza medica mi permette di dirti che crescerai ancora. Beato te. Io non diventerò mai più alto di così. Mettetevi tu e altri 3-4 demanone uno sopra l'altro. Certo che se un adulto ti fideresti a farti curare da un bambino. Ora ti controllerò la vista. Udirei un breve annuncio, segui le indicazioni che ti dà. Ok, scopriamo chi è che fa questi annunci allora. Dobbiamo andare al secondo piano se non vado... No. Anche perché non si può andare al secondo piano. Cioè non... Mio Dio. Non passando da là, ma passando per di qua. Sì, per di qua si può... Però in Yo-Kai Watch 2 si può passare direttamente da davanti. Ora devo controllarti la vista, procediamo. Va bene.
Ecco, ok, vediamo. Devi dirmi cosa vedi. Cosa vedi di fronte a te? Questo è difficile, perciò ti darò un indizio. Pensa alla frutta. Dici sul serio? Sono banane. Esatto, sono banane. E gli occhi di un gorilla affamato, se sei in grado di vederle. Non voglio quelle banane. In realtà no. Un momento, ma che c'entrano i gorilla adesso? In ogni caso, l'esame della vista è finito. Ora facciamo qualche radiografia. Segui le istruzioni dell'annuncio. Ok, primo piano. Devo chiederlo, a che servono tutti questi esami? Morditi la lingua, Nate! Un combattente deve conoscere la sua forma fisica. Come puoi conoscere i tuoi limiti senza un controllo scrupoloso? Ma io non combatto nemmeno, in realtà. Non è questo il punto, cerchiamo la sala di radiografia. Io non vorrei tirarmi la sfortuna, ma... siamo quasi vicini alla conclusione della Nuzlocke. Io non pensavo neanche di arrivare veramente al boss... al boss del grattacielo, Blancon. Veramente non pensavo di arrivarci, però... facciamo la radiografia. Facciamo sta radiografia, allora. La scorsa volta io dissi che c'era qualcosa di strano. Però questa volta voglio dire che non c'è nulla di strano. Voglio vedere cosa mi dice. Perché in teoria qualcosa di strano c'è. Grazie per la collaborazione. Diamo un'occhiata. È una foto del tuo cuore. Esamina attentamente. Però, niente male come radiografia, vero? Grandioso! Il tuo cuore pare abbastanza in salute. Wow, Nate! Non è vero che allevassi un animaletto lì dentro? E non sapevo che gli umani potessero farlo. Come va a letto sono un fallimento. Non ho idea di cosa ho visto. Ora il direttore in persona ti farà un esame completo. Attento all'annuncio. Ah, Dottor Frank. Ah, sta sopra, dottore? Ah, sì, è vero, c'è un altro punto da fare. Mi ero dimenticato. Poi, devo fare il giro, mi sa. Sì, mi tocca fare il giro. Mi ero completamente dimenticato di questa parte. Ci picchia. Aspetta che sto senza stamina, dopo mi fanno manzo gli yokai e dopo non ce la faccio a superarli. Oh, ma che cavolo, blando, sì. Nuglio, vabbè. E va bene, Nuglio sconfitto. Nuglio è più forte di Blando. Mi piacerebbe averlo come yokai. Quasi passamontagna. Ah, sì! Ho già visto passamontagna. Nuglio. No. Perché uno yokai qua dentro è il primo che ho incontrato. Chi è stato? Collerio, mi sembra, che ho incontrato. Può essere? Non mi ricordo chi ho incontrato, ma non prendo niente qua dentro. Lì già ho controllato. Oh mio Dio, chi era? Puzzetto. Dottore, lei è qui che fa? Quindi sei Nate, permettimi di chiederti un paio di cose. Hai dormito bene ultimamente? Hai avuto mal di testa o nausea? No, voglio dire, sì, ho dormito bene, no alle altre cose. Capisco, e hai visto niente di strano per caso? Intende, insomma, più strano di questo? Sì, beh, yokai, ad esempio. Beh, non hai visto il suo assistente lì fuori? Il mio assistente? Così non va, potresti essere un po' stressato. Qui vedo che sei già in lista per un cuore nuovo. Vai subito in sala operatoria. Io intanto mi preparo per l'intervento. Si dia una mossa a uscire di scena, grazie. Mi domando che intenda per cuore nuovo. Sono sicuro che voglia solo rinfrescarti e rivitalizzarti, riempirti di positività. Magari ha anche qualche informazione sullo yokai che stiamo cercando. O magari è proprio lui! Un termine ambulatorio. Un cuore nuovo, certo, un termine ambulatorio. Buttiamoci anche noi. No, aspetta, devo andarmi a ricaricare gli yokai. Ragazzi, qua... Io non lo so, c'ho sempre... ho sempre questo brutto presentimento che perdo. Poi dopo vinco. Quindi non dico nulla. Andiamo avanti.
Acci picchia, Nate. Spero che vada tutto bene, non preoccuparti. Dopo l'operazione sarò proprio qui accanto a te. Cosa? Wow, Nate! Ehi, Nate, riesci a sentirmi? Whisper, ti ricordo che sei uno yokai. E sei anche fantasma, quindi passa attraverso le cose. Ora sali su quel tavolo operatorio, Nate. Come faccio a sapere il mio nome? Non lo so. Ma Dottor Frank era... In questo gioco è alleato del Poliministro? Perché sul 2 no. Ma può essere che il direttore dell'ospedale sia il mostro yokai? Whisper! Ottimo intuito, Nate. Ora non ti agitare. Sono spiacente di doverti informare che sei in condizioni critiche. Diamo inizio all'operazione, farà male solo per un minuto. Dopo che ti avrò asportato il cuore, non sentirai nulla! Ehi, aspetta un attimo, no! La prima volta mi cagai in mano. La prima volta che affrontai il Dottor Frank e ci persi ma proprio male. Poi ho scoperto che bisognava colpirgli i cuori. Lui dietro a sé intanto genera cuori mentre ci attacca, appunto. E io devo romperli appunto con lo spillo. Sarebbe meglio romperli quando lui... Quando lui cerca di ricaricarsi. Che va... Si stordisce per un attimo, rimane stordito. Madonna, fermati, non ti azzardare. Ecco ora. Ecco, perfetto. Vai Jibanyan. Ora bisogna attaccarlo, proprio di prepotenza. Vai, blando. Okuro. No, ma come è mancato? I can't do this alone. Even though I am strong, need something more than me. Someone to push me. Miseria. Sto tranquillo, però. Due importanti, poi ne ho persi. Due abbastanza forti. Impossibile, sconfitto da una specie di bambino. È completamente Poliministro! Merda, mammeta. Ops, ora mi sento un po' in colpa. Mi dispiace. Per un attimo mi ero preoccupato, ma devi essere stato spettacolare. Ottimo lavoro. Allora, hai trovato qualche indizio durante la battaglia? Quello yokai ha urlato un nome un istante prima di scomparire. Oh, davvero? Forse si tratta di qualcun altro che è dietro tutti questi eventi? Cos'è quella faccia? Sto sfruttando il mio intuito di valletto.
Non posso sbagliarmi due volte di seguito, no? Il tuo intuito oggi non è stato estremamente affidabile, Whisper. La percentuale di successo è piuttosto elevata. Ehi, Nate! Mi sento la testa un po' strana. Vuoi darci un'occhiata? La sfera di cristallo ci sta mostrando qualcosa. Oh, mamma! Il futuro. Yokai, l'attesa è finita! È ora che questi umani seppiano chi comanda. Questo non è uno scherzo. Conquisteremo il loro mondo con o senza la loro approvazione. Ok, forse come battuta non era eccezionale, ma se credete di saper fare di meglio, fatevi avanti. Ci penso io. Ma ora il nostro momento è arrivato. Wow. Un applauso proprio enorme. E quello chi era? Sembra che quelli di Yokai progettino di invadere il mondo degli umani. Probabilmente il direttore dell'ospedale era uno di loro. Se ci riescono presto, il mondo degli umani sarà pieno di Yokai malvagi. Papà mi ha avvisato del rischio quando sono venuto qui, ma ha anche detto: l'amicizia tra un essere umano e uno Yokai è più forte di qualsiasi male. Parole sagge, draghetto. La Yokai Watch unisce i cuori di umani e yokai. Insieme possiamo proteggere umani e yokai da qualunque cosa. Giusto, Nate? Giusto! Tuttavia direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Sembri piuttosto stanco, Nate. Dopo tutto quello che è successo oggi, come potrei non esserlo? Hai ragione. Sono esausto anche solo per aver fatto il tifo per te. Forse dovrei farmi visitare e parlare a un dottore di questa stanchezza. Molto divertente, Whisper, vai a buttarti in un fosso. Tanto sei già morto, non ti succederà nulla, no? E va bene, salviamo. Oh, due ne ho persi. Oh, due! Nel prossimo episodio li cambio. So già chi mettere. Uno è Komasan, che l'ho incontrato a cantiere, quindi va benissimo, posso metterlo a posto probabilmente di Cicabile. E a posto di Blando non lo so, ma c'ho qualcuno che posso mettere. Ad ogni modo, QG, come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. In descrizione il link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.